E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, qui su Legend of Kingdom Rush, sviluppato dalla Ironhide Game Studio, e lo trovate sulla piattaforma a 12,49€, è stato rilasciato il 14 luglio del 2022. Ragazzi, veramente mi sto divertendo tantissimo con questo gioco, ma prima di passare finalmente al combattimento finale di livello contro Krum Tak, che è un orco mago cattivissimo, il re di fulmini sembra sia, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, cliccate pollice in su e lasciate un commento per dare supporto al canale. Ricordatevi anche la cosa molto importante di cliccare sulla campanellina che attiva le notifiche, in modo che qualunque altra cosa venga pubblicata voi sarete ovviamente immantinentemente avvisati. Ma adesso passiamo al bello, al combattimento estremo. Siamo arrivati fin qui, il tragitto è stato duro, è stato arduo, abbiamo reclutato un bel po' di personaggi. Abbiamo avuto la fortuna addirittura di trovare anche uno stregone, che forse cura, un po' picchia, un po' cura. Ma adesso, signore e signori, passiamo al combattimento contro Krum Tak, il trono di Krum Tak, ecco. Raggiungiamo il temibile trono di Krum, nel cuore della sua terra. È un mago, mi ricorda molto Gul'dan. Raggiungiamo il temibile trono di Krum Tak. Ok, corriamo in avanti, entrando finalmente nella sua arena sanguinaria. Combattiamo, non combattiamo adesso. Almeno ci proviamo. Moriremo male, ma ci proviamo. Siamo arrivati fino a qui. Il destino cosa ci dirà? Ce la faremo? Non ce la faremo? Chissà. Ed eccolo, il grandissimo malefico, usurpatore della terra, Krum Tak. Ah, incazzato contro i suoi perché non l'ha fermati. Noi tornare indietro e catturare, non ti preoccupare, troppo tardi. Fulmine! Infatti sembra sì. Mamma mia, uccide anche i suoi. È di un'infamità estrema. Ok, ecco i nostri eroi. Geralt alla guida del gruppo, incredibile, il ranger con le sue frecce avvelenate, il mago e adesso anche lo stregone mezzo curatore. È negare uno spettacolo. Oh, caspita. Attenzione, pensavo di dover lottare contro di lui direttamente, ma a quanto pare ci ha mandato una serie di scagnozzi. Venite a prenderlo, caspita. No, la vedo proprio brutta, 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 eh. Allora, ma qui abbiamo, ok, uno, e abbiamo la possibilità di no, usiamo questo perché è molto molto, io direi che se uccidiamo i due questi danno fastidio da lontano, quindi siamo furbi, usiamo questi che danno molto problemi, molto molto problemi. Io lo sposterei qui, vai, e userei questo sull'arciere, perché questi fanno un danno da lontano terribile. Buono, abbiamo occupato tutti e due. Ok, il nostro Geralt, il nostro tancone, lo muoviamo lo muoviamo qua, va verso i nemici. Ah, ma c'è anche un curatore, attenzione, aveva sbagliato, questo dobbiamo seccarlo subito. Proteggiamo il nostro mago o il curatore, non lo so. Vabbè, il curatore. Watch this. Lo stregone. Facciamo un passettino in avanti. Dovremmo rientrare nel range, ok. Tiro avvelenato sul curatore. E glielo mandiamo all'obitorio. Molto bene. Fulmine, che succede? Ma come interviene? No, dai ragazzi, interviene. Ma è un infame. Ah, ma ce n'era un altro, non l'ho notato. Molto male. Aia. Aia, aia, aia. Ma che succede qui? No, ragazzi. Allora, lui, questo infame senza rispetto, scatena dei fulmini mentre noi combattiamo. Il che è veramente osceno. Dobbiamo spostarci da queste aree. Vabbè, però, ragazzi, ditelo però, mamma mia. Che bastardo questo, vabbè, andiamo qua. Però aspettate, è dentro il dentro l'area del fulmine potremmo congelarlo.
In modo che viene colpito. Io spero che faccia danno anche ai suoi. Non lo so. E io sì, direi proprio di sì. Io lo congelo. Così. Cioè, si ammazzano tra di loro, no? Spero. Allora, il nostro mago qua dobbiamo tirarlo via di qui. Ok, spostati qui. E facciamo. Allora, uno possiamo curarlo. Possiamo curare il nostro, però dobbiamo spostarli questi, eh. Quindi, ok, uccidiamo subito l'arciere, che è veramente malefico. È pericoloso. Ok, bravo lo stregone. Aspetta, aspetta, dobbiamo scappare da qua, eh. Perché fra poco si scatena l'inferno. Io direi di passare. Ma se mi metto, io non riesco a vedere bene se i fulmini mi prendono lo stesso qua in questo quadrante. Penso di no. E gli do una bella sarcagnata a questo, no? 5 di danno, direi. E l'arciere si deve assolutamente spostare. Lo mettiamo qui. E tiriamo una bella freccia. No, mettiamo una bella freccia qui, così lo aiutiamo. Ok. 4 di danno, niente male. Mamma mia, ragazzi. L'ha presi. Allora fa danno anche a loro. Ma così non si può giocare. No. No, ci ha ucciso il curatore. L'ha shottato. Molto malissimo. No, ce l'ha uccisi. Ah, non me l'aspettavo. Molto malissimo. Molto malissimissimo. E vabbè, proviamo un po' se riusciamo a fare un po' di magia nera. Ok. Ma questo è veramente brutta la cosa. Se mi sposto a questo punto qui e facciamo un dardo avvelenato, vediamo un po' se riesco. Ok, 5. Non so se ce la fa arrivarci sotto. Mi ha preso, mi ha spiazzato questo veramente. Questo trum tac veramente. No. Attento, scappa subito. Oh, si sta avvicinando infamone senza gloria. Allora, mettiamoci qui, questo esagono, fuori dalla portata. E usiamo. Ok, 6 di danno devo fare questo raggio. 7 di danno, buono. Potremmo metterci. Non riesco a vedere se sono fuori portata, ragazzi. Maledizione. Se mi metto. Ma lui mi prende e mi uccide. Come faccio? Metto. Non riesco a capire se. Se tiro prima una freccia. No. Se mi riesco a spostare poi. Ho un po' di paura. Allora, chiamiamo il cagnaccio. Ok. Spero adesso posso muovermi. No, sono veramente un povero disgraziato. Questo muore brutto proprio. Pensavo che potessi potermi muovere, invece è una cosa un po' brutta questa, eh. Aia. Ok. Aia. Oh no, mi ha ucciso anche l'altro. Maledizione, no, non ci voleva. Focus. E maledizione. Andiamo qui. E usiamo. No, va bene anche questa. No. Ok. Vediamo un po' con questo potere arcano. Possiamo prenderlo. Ok. E il nostro cane possiamo guidarlo comunque. Sì, direi. Vai. Qui. Ok. E siamo rimasti veramente male. Male. Basta così. Maledetto. Bella questo combattimento. È arrivato il momento di chiamare ancora altri. Vabbè, i miei veri alleati. Ma così come faccio io? Sono stato sorpreso purtroppo con la perdita dello stregone che mi ha sconvolto. E ora tocca a me. Ah, quindi arriva anche lui. I mortacci sua. Niente più, ragazzi. Quindi, aia. Allora. Io direi possiamo arrivare qui sperando che non ci sia niente.
Ah, non posso. Non posso beccarlo, maledizione. Vabbè, facciamo questo. E il cagnolino, se riuscissi ad no, non qua. Se riuscissi ad andare qui, sì. Magari gli dai un bel mozzico a questo fedente di... Oh, è ok, però gli hai fatto abbastanza danno, eh. Niente, è morto dalla paura, poi dopo di che. Stanno avanzando questi fedenti. Fulmini, dobbiamo scansare i fulmini. Magari ce la facciamo, chissà se siamo fortunati, eh. Il nostro mago è molto potente, però, dobbiamo uccidere prima gli altri, perché se ci raggiungono siamo fregati. Focus. Focus. E poi dobbiamo fare questi trick di spostamento tra i fulmini che non è che mi piace tanto, eh. No, maledizione, maledizione, maledizione. Non posso farlo questo. No, 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 no. Allora, facciamo così. Ma non posso muovermi ancora? Ecco, sì, muoviti ancora qui. Ok. E lo potremmo fulminare? Non possiamo fulminare. Fulminiamo questo. Ok, vediamo un po' cosa succede. Oh, sta arrivando. No, 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 no. Mi ha ucciso. No, niente. Un punto danno. Va bene. Va bene, se riusciamo a ammazzare quell'altro, che lo vedo un po' una sorta di mago, ci può colpire anche da lontano, quindi dobbiamo essere molto, molto attenti. Ci sono due maghi, abominio scelto da te. No, Dante. E vabbè, stai evocando l'impossibile. Questo pippone. No, è comparso. No, 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 no. È comparso molto lontano. Allora io passerei qui e ti farei un bel trick di magia. Però gli abbiamo fatto danno, eh. Oh mamma, non tirare niente, ti prego, eh. Ah, questo è lento, ma se ci arriva, se noi ci distrugge praticamente. Ah, ha preso lui, eh. Buono, l'ha accoppato. Questo è un deficiente. Frumtac. Grumtac, pian pianino. Se non ci facciamo raggiungere da questo abominio, forse potrebbe andarci bene. Non riesco a vedere bene dove arriva. Forse qui già siamo in salvo. Ho paura. Allora, usiamo ancora il raggio. 5 di danno, non è male. Attenzione, l'abominio sta arrivando. Sta arrivando, via. Crumtac, dai. Mamma mia, ci sta disintegrando il suolo. Poi aumenta sempre di più l'impatto. Adesso 4, poi 5, poi 6. Risvegliati, aprite altri mostri. No, maledizione. Maledizione. Attenzione, potremmo anche tirargli una bella, una sarcagna di bomba. Una bombazza proprio in faccia di... La palla non possiamo usarla. Vediamo un po' se riusciamo con l'aggio laser. Grande, l'abbiamo fulminato. L'abbiamo fulminato. Non ci posso credere. Il mago ha sterminato tutti. Ha sterminato tutti. Sono rinati. Il regno del terrore è finito. Di Crumtac. La nostra avventura è appena iniziata. Bellissimo. Anche se ci ha sorpresi, praticamente abbiamo ribaltato coraggiosamente la situazione. Perché non ci siamo arrivati. Vittoria. Cioè, sorpresi, pensavo proprio di morire questa volta, Invece il mago è veramente overpower. Veramente notevole. Tra l'altro ha sbloccato qualcosa di nuovo. Colpo di fulmine, sconfiggi con Tag Regstorm. Ok. Il nemico è il mio amico. La redenzione di Lightseeker. Che bello, ragazzi. Legend of Kingdom Rush. Veramente molto 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 divertente. Ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a fare l'impossibile. L'inverno di Nube Nera. Hai sbloccato una nuova avventura. Meravigliosamente. Hai appena sbloccato una nuova modalità arena, che poi andremo a scoprire. Hai appena sbloccato un nuovo compagno, la cavaliera. Che bello. Meraviglioso, meraviglioso. Quindi abbiamo anche adesso forma il gruppo. Finalmente abbiamo sbloccato altre cose. Abbiamo Asra. Abbiamo anche Asra adesso. Abbiamo la cavaliera.
Mano a mano vengono fuori tanti personaggi. Questa che cosa fa? Sono curioso. Asra, la famigerata assassina nell'ombra, è un rogue che ha preso parte della vendetta di Veznan. Si prepara nuovamente a colpire i suoi nemici. Vediamo un po' le caratteristiche. Frecce donice. Scocca una salva di 3 frecce a corto raggio. Veniva danni al bersaglio principale. Inoltre infligge respinto e intrappolato con l'ultimo colpo. Fighissimo. Freccia del dolore. Scocca una freccia contro il bersaglio infliggendo danni. Bene. Ah, immobilizza poi addirittura. Ah no, infligge più danni ai quelli, diciamo, gli avversari immobilizzati. Morso del ragno. Pugnale e bersaglio infliggendo danni da avvelenamento. Veramente notevole. Che belli sti personaggi. La cavaliera, vediamo un po' la cavaliera. La cavaliera sono corazzatissime e possono supportare anche colpi più feroci. Per questo sono una forza di resistenza spietata. Ok, c'è un colpo colpo a corpo. Poi c'è carica con scudo. Carica il nemico con lo scudo infliggendo danni e stordimento. Niente male. Guadagna terreno, infligge danni e respinto a un nemico. Danni buono se i nemici immobilizzati. Carica verso un esagono, addirittura la carica. Bello ragazzi, veramente bello, 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 bello. Risultati molto figo, stiamo sbloccando un bel po' di cose. Ragazzi, cosa dire, abbiamo sconfitto finalmente Kroon Tak, questo maledettissimo, cattivissimo orco, mago, re dei fulmini. È stata veramente una bella battaglia. Poi abbiamo anche la modalità arena, che non so. Arena rapida, entra immediatamente in azione con una squadra casuale e mettiti alla prova la tua abilità dell'arena. Che figata, veramente. Sfida giornaliera, affronta una nuova veramente molto molto carino questo gioco. Va bene ragazzi, cosa dire, con questo è veramente tutto. Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, mi ringrazio di essere stati qui con Legend of Kingdom Rush. Ci vediamo alla prossima puntata, magari continuiamo qualcosa di nuovo, vediamo. Dipende se lasciate tanti pollici in su e qualche commento interessante. Ciao ciao ragazzi.